Contro lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante scende in campo anche l'Australia, mettendo a disposizione aerei da ricognizione e rifornimento. Lo ha annunciato il premier Tony Abbott intervenendo in Parlamento. Abbott ha aggiunto che non è stato ancora deciso se impegnare nelle operazioni anche aerei da combattimento. Dipenderà dall'atteggiamento del governo dell'Iraq. Siccome l'ISIL ha delle ambizioni globali, la nostra sicurezza internazionale e quella nazionale sono interconnesse. In ogni caso, l'esecutivo risponderà in maniera prudente e proporzionata. L'offensiva va avanti anche in Siria. Accaniti combattimenti sono in corso intorno a Koban, città curda nel nord del paese che i miliziani jihadisti stanno cercando di conquistare. La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha compiuto 5 raid aerei vicino alla linea del fronte per supportare l'azione sul campo dei Peshmerga, le forze di autodifesa curde.